dimostrato grande vitalità con un intervento anche discreto. Penso che siamo l'unica organizzazione che nonostante la crisi sta crescendo in iscritti, in voti e in delegati, e questo è importante perché abbiamo creato le condizioni per stare di più in mezzo ai lavoratori creando un sindacato a rete meno burocratizzato al centro e più vicino ai lavoratori. Inoltre stiamo cercando di migliorare la produzione dei servizi e avere anche un'impostazione politica che, così come abbiamo detto l'anno scorso che doveva essere l'anno dei contratti, quest'anno diciamo che deve essere l'anno della salvaguardia dei posti di lavoro e del rilancio dell'economia, perché non ci possono essere giovani che se ne vanno dall'Italia perché non trovano lavoro e anziani che se ne vanno dall'Italia perché non sono in condizioni di vivere. Magari anche la creazione di posti di lavoro, perché come ci racconta sempre Giovanni Cortese con le sue note, i posti di lavoro in questa regione si contraggono e la cassa integrazione. Difatti ogni tanto ci danno i numeri, ci dicono che sono stati assunti 600.000 persone, io vado girando dalle Alpi alle Piramidi, non trovo un posto dove mi dicono che ci sono state assunzioni, ma trovo un sacco di posti dove ci sono stati licenziamenti e dove c'è, diciamo, ci sono gli ammortizzatori sociali, che ora se non li andiamo a modificare rischiamo che si trasformino in ulteriori licenziamenti. C'è la possibilità di una ripresa economica nel Paese utilizzando le risorse che servono per il piano casa, perché il 68% del nostro Paese è a zona di rischio di terremoti, così come il dissesto idrogeologico permetterebbe di avere un'edilizia di qualità, perché mettere in sicurezza e ricostruire è diverso che cementificare. Faremmo un'opera buona, solo che l'hanno chiamato piano Casa Italia e come al solito le cose poi vanno troppo piano. Troppo. Tanto che noi siamo costretti ogni giorno, ora abbiamo ripreso l'iniziativa, abbiamo chiesto dal fine di gennaio di convocarci perché vogliamo discutere non solo della seconda parte previdenziale ma anche degli ammortizzatori sociali, così come anche della modifica radicale dei voucher e della normativa sugli appalti. Una volta si diceva il confronto con il padronato, c'è cioè da rimpiangere quei tempi, visto che oggi non si sa più che cosa sia. Ma guardate, se pensiamo che volevano una moratoria di 2 anni per i contratti nazionali, i contratti si sono fatti lo stesso con Confindustria non ce n'è. Ecco, ma da proprio da Confindustria arriva la luce di questo nuovo dato del paese di lui. E loro non ne sanno niente, visto che si sono presi 27 miliardi di incentivi industriali. Sì, per il cosiddetto già pesato. Come secondo voi anche il paese? Io non voglio fare mai il pessimista. Si può e si deve fare di più. Noi dobbiamo impedire che il 40% e passa dei giovani siano disoccupati, perché questo significa che certe giovani arrivare a percentuali enormi. Io mi sento colpevole di quel giovane di 30 anni che si è suicidato in Friuli, perché vuol dire che non abbiamo fatto tutto il possibile per evitare che questi giovani non siano in condizione di pensare al futuro per avere un lavoro stabile e avere una prospettiva. La pubblica amministrazione? Ma sembra che Brunetta è arrabbiato con la Mattia, quindi va bene. Ma vi piace questa? Stiamo lavorando per questo. E se l'anno scorso non facevamo l'accordo quadro, oggi saremmo nei guai.